Parla di un libro di una persona che ha vissuto una lunga vita e l'ha vissuta sempre in questo mondo mai da tradire, che è quello del giornalismo, quello di raccontare, di informare, di vivere. La novità potrebbe essere che tutto ciò che io racconto, io l'ho vissuto. Io non racconto per sentito dire, molti libri sono per sentito dire, col massimo rispetto. E qui c'è la storia di un uomo, di un ragazzo di provincia, che è cresciuto amando questa professione e soffrendo per questa professione, però ben contento, cioè senza pentimenti. Io posso dire con grande sincerità e prova alla mano, Tangentopoli è la prova tangente, cioè Tangentopoli è tangente, perché io ho potuto condurre e mandare in onda tutti i giorni le fasi dell'inchiesta di Tangentopoli, anche quando Berlusconi è stato inquisito e l'avviso di garanzia lo ha raggiunto a Napoli, dove presiedeva il vertice internazionale sulla criminalità. Io ho potuto dire tutto quello che ho voluto, cioè vuol dire io posso essere un esempio? Sì, un esempio di come si può fare anche giornalismo libero, anche avendo idee diverse. Poi ho diretto il TG1, direi mi faccio vanto di meriti. Al TG1 ho raccontato la storia di Vermicino, che rimane una svolta nella storia del giornalismo. Io dico che la libertà di condurre, di raccontare, sta in noi stessi, che facciamo giornalismo. Il problema qual è? Non possiamo dire, come giornalisti, guai il bavaglio dell'informazione. Non è vero, perché non dico tutti, ma molti giornalisti, rimanga fra di noi, attaccano il cavallo dove vuole il padrone.